Operi in regime forfettario. Per creare una fattura con fatturazione elettronica di Aruba dovrai eseguire pochi semplici passaggi. Te li elenchiamo di seguito così che tu possa inviare i documenti ai tuoi clienti in modo facile e veloce. Per cominciare, imposta correttamente il tuo regime fiscale. Vai su Impostazioni, Profilo di fatturazione, scegli Profilo fiscale e su Regime fiscale imposta RF19 regime forfettario o RF02 regime contribuenti minimi. Spunta l'opzione indicata. Il campo causale sarà attivo in tutte le tue fatture e già precompilato con la corretta dicitura prevista per i forfettari. A questo punto inizia a creare la tua fattura. Clicca su Crea fattura. Il sistema apre la modalità di creazione fattura, smart o guidata, scelta su Impostazioni. È impostata come predefinita la creazione fattura smart. I primi campi che dovrai compilare sono quelli relativi ai dati documento. Scegli quindi il tipo cliente, privato o PA, il tipo documento e il corretto sezionale. Scegli il destinatario della tua fattura. Aggiungi prodotti e servizi. Puoi anche inserire nuovi prodotti cliccando su Aggiungi nuovo. I prodotti, i servizi e l'importo della cassa previdenziale inclusi nella fattura non devono essere soggetti ad IVA. Utilizza quindi per ogni prodotto il codice IVA con natura N2.2, non soggette a altri casi. Il sistema compilerà in automatico questo codice IVA ogni volta che crei un nuovo prodotto o servizio. Basta che tu abbia impostato il corretto regime fiscale RF19 o RF02, come ti abbiamo indicato all'inizio della videoguida. I campi esigibilità IVA, cassa previdenziale e ritenute sono precompilati con i dati che hai indicato nella prima configurazione del pannello. Puoi modificare i dati predefiniti da utilizzare dal menu Impostazioni, ma potrai anche cambiare i valori già scelti e inserirne di specifici per la tua fattura in creazione. Su cassa previdenziale vedrai preselezionati come prodotti e servizi facente parte della base imponibile. Tutti i prodotti con aliquota IVA pari a 0% e natura IVA diversa da N1. E potrai scegliere se vuoi applicare il contributo previdenziale su tutte le righe della fattura o solo su alcune. Se la tua fattura supera i 77,47 euro dovrai applicare un bollo dal valore di 2 euro. Se hai attivato la funzione di applicazione del bollo automatico nelle impostazioni vedrai il campo bollo già attivo. Inoltre, se hai scelto di addebitare il costo del bollo al cliente, visualizzi l'apposita riga in fattura, sotto i prodotti precedentemente salvati, attestante l'addebito di 2 euro al cliente. In questo caso la natura IVA associata alla riga di prodotto sarà 0% N2.2, non soggette altri casi. In cassa previdenziale vedrai calcolata anche la riga di prodotto, con natura IVA 0% N2.2, attestante l'addebito del bollo al cliente. Se vuoi disattivarlo, deselezionalo come indicato precedentemente in questa videoguida. Anche la causale del documento è già attiva con la corretta dicitura da utilizzare in regime forfettario. La causale può essere modificata o eliminata ed è possibile inserirne di ulteriori. Compila i dati di pagamento tra quelli disponibili su metodo di pagamento. Il pannello contiene un elenco di quelli più usati e già censiti a sistema. Le condizioni di pagamento vengono inserite in automatico in base al metodo di pagamento selezionato. Potrai anche indicare la fattura come incassata e indicare la relativa data di incasso. La ripartizione delle rate viene calcolata automaticamente in base a quanto inserito in fattura. È possibile personalizzare gli importi, il metodo di pagamento e la data per ogni singola rata. Durante la compilazione puoi vedere tutti i calcoli aggiornati automaticamente dal sistema, ma se vuoi disabilitare il calcolo automatico, rimuovi il flag. Se necessario, attiva e compila le sezioni aggiuntive, ad esempio documenti correlati o allegati. Per farlo potrai visionare i video dedicati alla creazione di fattura smart. Compilata la fattura, scegli Salva in bozze se vuoi inviarla in un secondo momento, oppure clicca su Invia per inviarla al sistema di interscambio e eventualmente in copia PDF per email al tuo cliente.